Bella a tutti ragazzi, Luca, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi andiamo a visionare una scarpa economica che molti di voi non conosceranno. È una di quelle scarpe che le si vede in giro e dice, questa da dove esce? È bella, però non essendo di un brand così tanto famoso, a volte è sottovalutata e non fa tutta questa scena. Ma molto spesso è su queste scarpe che si deve puntare. Perché ad esempio ci sono molte New Balance che sono molto carine, ma non si conoscono perché comunque New Balance, anche se comunque è già molto alto come brand. Ma nel video di oggi non parliamo di New Balance. Allora, le scarpe di quest'oggi, iscrivetevi al canale se volete video del genere e lascia un bel like se ti piacerà questo video e se vorrei vedere magari un'altra scarpa economica, che ne ho qualcuna da indicarvi, quindi se ne volete altre, like al video. E tra l'altro, quando starei vedendo questo video, tra poco uscirà la raffle su Instagram, quindi vai a seguirmi per vincere scarpe hype a pochi euro. Specifico già da subito che il video non è sponsorizzato, quindi è semplicemente un video di una scarpa che vi voglio consigliare io personalmente. La scarpa di oggi. Allora, dalla scatola leggete subito Skechers. Per chi non lo conosce, è un brand americano che fa scarpe vestiario, sportivo. E questo modello che vi farò vedere oggi è uno, a parer mio, dei più belli in assoluto. Però non si parla molto di questo brand in giro, ma magari tra un po' di tempo, chi lo sa. Il box personalmente non mi fa impazzire, sono un po' troppe scritte, lo preferirei un po' più semplice. Però vabbè, tanto compensa la scarpa e per il prezzo che ha direi che va benone. Allora, andiamo a vederla. Tac, togliamo la carta. E le scarpe di questo video sono le Skechers Delight. Eccola qua nel dettaglio la scarpa. Guardate, silhouette molto bella, stile chunky. Abbiamo la scritta Skechers anche qua in basso. Allora, come colori ci sono solamente il bianco e il nero. Quindi per stare anche su colori molto semplici da abbinare, c'è giusto qualche piccolo dettaglio argento, ma comunque nulla di che. La scarpa è brandizzata da un po' di parti, quasi da ogni lato. Abbiamo appunto, oltre alla scritta Skechers che vi ho appena fatto vedere, anche il logo qua sul lato, che lo ritroviamo sulla parte bassa del back, e di nuovo la scritta Skechers che mi piace molto tra l'altro, qua sul back centrale. Invece da questo lato niente. Poi qua abbiamo sulla linguetta il nome del modello con appunto ancora la scritta Skechers. E poi lo ritroviamo anche sulla soletta interna. Per quanto riguarda i materiali, abbiamo delle copelle, tessuto, la suola è in sintetico, pelle e basta. Tra poco ve la farò vedere anche on fit. E secondo voi quanto costa una scarpa del genere? Contate che si può trovare in outlet, anche se vengono vendute davvero velocissime, a 70 euro. Infatti nell'outlet di Vicolungo io l'ho comprata lì, costava 70 euro, raga, una scarpa del genere. Anche la comodità è ottima grazie alla sua soletta interna in memory, che per farvi capire come i cuscini in memory, che ci appoggiate la testa e rimane il segno della testa. È molto molto comodo. Nel complesso, raga, secondo me è scarpa davvero molto molto bella. Anche nei dettagli, come vediamo anche qua c'è la fascetta interna che dà questo dettaglio in più e riprende anche gli occhielli laterali. Logo di Skechers bello lucido che viene fuori sul nero della tomaia. E nulla, adesso la vediamo on fit. Quindi raga, le Skechers Delight erano le scarpe che vi consiglio di questo video. Vi ricordo che il prezzo in outlet è di 70 euro, penso che in negozio normale sia 100-110, ma comunque in outlet, se siete fortunati, la potete trovare. Bella, comoda, colori semplici, quindi raga, siete davvero a posto. Se avete domande fatemele pure in descrizione, io l'ho presa all'outlet di Vicolungo. La calzata è tra il regolare e lo stretto, quindi magari prendete mezza taglia in più di quello che avete di solito, ma comunque guardate i centimetri così non sbagliate. Io ad esempio ho un 44 che però è anche un pochino più sul 44 e mezzo. Ho preso un 44 e mezzo di queste qua e sono perfette. E niente ragazzi, per altre domande fatemele pure in descrizione. Iscrivetevi al canale se vi siete ancora iscritti e like al video se vi è piaciuto e se ne volete altri. Vi aspetto sul mio Instagram e sul mio TikTok, che vi lascio sempre in descrizione entrambi. E nulla ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Statemi bene, quindi bye.